La domanda di oggi alla quale vorrei rispondere è: devo usare la borsa del ghiaccio o quella dell'acqua calda? L'applicazione di freddo, borsa del ghiaccio, pacchetti che si possono freddare nel freezer, o di calore, borsa dell'acqua calda, termofori, pacchetti che si possono scaldare nel microonde o nell'acqua bollente, può essere utile in molti casi, ma non sempre è chiaro quando usare l'uno o quando usare l'altro. Dove c'è versamento di sangue è necessario procedere col ghiaccio per fermare la fuoriuscita di sangue dalla vena coinvolta, anche se il versamento è interno, livido e o ematoma, come per una caduta o un urto, oppure dopo un intervento chirurgico con perdita di sangue, come ad esempio protesi di anca o di ginocchio. Ma il giorno successivo all'urto potrà essere molto utile il calore per aiutare a far riassorbire più velocemente l'ematoma che si è creato e per lasciarlo liquido, e quindi più facilmente assorbibile. Il calore sarà un ottimo rimedio per diminuire i fastidi e per accelerare la ripresa dei movimenti dopo un'inattività forzata, ad esempio dopo il riposo notturno o dopo che si è stati seduti per un po' di tempo, in caso di dolore alle articolazioni di tipo artrosico. In caso di contratture muscolari, il calore richiama sangue e le terminazioni nervose che sono intrappolate dal muscolo contratto e quindi doloranti riceveranno il nutrimento necessario e il dolore diminuirà e il muscolo si rilascerà. Per il mal di testa possono esserci le due opzioni. Il dolore può essere alleviato dal freddo in caso di nevralgie o di mal di testa da vasodilatazione dei capillari. Può essere alleviato dal caldo in caso di sinusiti o da mal di testa da vasocostrizione dei capillari. In generale, se avete un dubbio, provate ad applicare l'uno e l'altro. Avrete immediatamente sensazione di piacere o di fastidio e sarà quindi subito chiaro di cosa la parte ha bisogno, ovvero solo e rigorosamente quello che fa piacere.